Poi su quello, sulla sensibilità, poi c'è un modo di ironizzare, capito, che hanno i gay, però è quello, raccontare la storia di Luciano, il direttore del centro commerciale, che non ci sono gli però è un ragazzo normale, voglio dire, non è che devi fare per forza per buona le bidogge, non c'è bisogno. No, ma diverso questo, anche io vorrei capire come tu, a parte che tante cose già le anticipate precedentemente, però proprio come lavori, come lavori con l'emozione, perché se per una fiction del genere comunque tu trasmettevi leggerezza, ecco, come si fa al momento in cui, tra l'altro, come sappiamo, bad news is a good news, cioè noi siamo inondati di cattive notizie, abbiamo questa minaccia terroristica incombente, cioè a volte ci si sveglia veramente con grande ansia e frustrazione, riuscire a trasmettere anche attraverso il teatro, la fiction, un'emozione positiva, significa che comunque tu devi attraversare il tuo mondo interiore fatto anche di emozioni negative. Come fai? Cioè, nel senso, come si lavora su ogni singola emozione? Come la si attraversa e si cerca poi di portarla al pubblico? Non lo so. No, aspetta. E per questo ti dico che comunque bisogna... affascinante dal vivo. Allora, scusate le cose che non state fatte, mi dispiace, scusa la tenuta. E ecco, adesso proprio l'asciugamano. No, allora, dicevo, ecco perché prepararsi, nel senso, è un lavoro, non è che... Io ho studiato tanto con Francesca De Sapio, per esempio, dove si fanno tanti esercizi che inerenti a questo, l'analisi del testo, se voi pensate, no? Che ne so, facciamo un esempio stupido, cioè stupido, oddio, che sanno tutti di Romeo e Giulietta. Cioè Romeo, dopo la festa, il party, incontra la Giulietta, vanno via, lui la vuole rivedere, scavalca e Mercuzio dice, ma dove vai pazzo? Ma dove vai? Quindi sono i nostri nemici, tu scavalco, stai rischiando la vita, provenerente alla vita, vedi quanto vanno pesate le parole quando, capito? Dare un senso vero alle parole, quello che ti dicevo è molto probabile, che tutti gli altri attori rispondono, hanno sempre lo stesso tono. Lui si gira, lo sai che dice, ride delle cicatrici che non è mai stato ferito. Cioè, questa frase già si racconta che lui è disposto a morire. Perché lui è stato ferito dall'amore, ma io vengo nei brividi al pensiero. Pensa con quale forza e quale voglia lui rischia la vita, va là e dice, ma piano, quale luce rompa quella finestra? È l'Oriente, senti che parole, che Giulietta è il sole, ragazzi, l'Oriente. No, dove sorge il sole, cioè vabbè, Shakespeare veramente maestro, che vogliamo dire. Però queste parole a volte, il testo di... io l'ho riletto 20 volte per capirlo. E quando ho imparato a fare un'analisi di ogni singola parola, allora arrivi, allora a te ti dico, ridi delle cicatrici tu che non sei mai stata ferita, e capisci che cosa vuol dire, capito? Cioè, era un esempio abbastanza... quindi ecco, la legge del senso è questa, dare un senso, non soltanto fisicamente, che è importante, perché se uno parla bene, ha una buona dizione, con una bella voce e dice bene le battute, non basta, perché quello deve scavalcare un muro, sentite che fa, deve stare attento che non lo prendono, sente dei rumori, si arrampica, se non hai fatto un lavoro anche sulla voglia di fare questo fisicamente, è difficile. Quindi come faccio? No, scusate, perché facciamo questa analisi del testo e cerchi di dare un senso a quello che dici, come tutta la vita. Ecco perché l'esperienza non ti richiede sempre di più. Ti capita di parlare a una persona che uno che fa qualsiasi altro lavoro? Comunque io ascolto, percepisco tutto quello che è possibile, per usarlo o per ricordarmelo. Poi si fanno tanti esercizi, per questo ci sono i momenti privati che dovresti ricreare, no, queste sono cose interessanti, dovete sapere, davanti a quelli del laboratorio, quindi 40 persone, ricreare un momento di casa tua, una stanza, dove sei da solo, sei da solo, quindi questo serve alla concentrazione, serve avere un buon temperamento,
ricreare una situazione di privata tua, dove normalmente è vietato masturbarsi e drogarsi. Per il resto puoi fare tutto. Ragazzi, questo è un lavoro interessante, pensateci un attimo. Tu ricrei porti degli oggetti di casa tua, uno specchio, della musica, e senti, qualcosa succede. Ve lo garantisco, visto che poi ho fatto dei momenti privati che mi vergogno, ancora adesso, addirittura sono pitturato tutto di verde nudo. Non mi chiederebbe, no, nel senso è come una comunicazione nel liberare, capito? Nell'essere cosciente, perché se voi ci fate caso, quando vedete un film, perché uno non le nota queste cose, non lo so, però l'attore che entra a casa sembra essere a casa sua, e non è a casa sua, è un set, non sta a casa sua, quindi è questo il lavoro che devi fare. Questi esercizi, i sensoriali, la tazza di quando eri bambino, la pioggia, il sole, servono per incrementare e liberare lo strumento, in modo che tu entrerai a casa con il tuo lavoro, sei un dirigente di banca, un assassino, quello che è, in un certo modo entrerai a casa in quella casa come strutturata e la devi aprire il frigorifero come se fosse casa tua. Non c'ho il frigorifero. No, posso fare una domanda che forse potrebbe essere anche non molto corretta nei confronti del mondo del cinema, dello spettacolo in genere. Tu pensi che i film che non riescono, no? Non riescono perché manca questo lavoro di cui tu stai parlando, cioè in cui l'attore forse non riesce ad entrare sufficientemente nella persona. Scusate ragazzi.